Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi, apertura di questo telegiornale dedicata alla campagna vaccinale perché da domani apre il centro vaccinale del centro sociale di Salerno ed il centro polifunzionale di Matierno. Allo stesso tempo chiude per i vaccini la scuola Santa Caterina a Mendola e da domani si raddoppia con l'offerta vaccinale nella città di Salerno. Oggi nuovi arrivi di AstraZeneca e Pfizer. Frattanto è iniziata anche la distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia per la somministrazione a domicilio dei pazienti. Il primo servizio di oggi. Da domani raddoppiano nella città di Salerno i centri vaccinali a disposizione dell'ASL che si è posta l'obiettivo di completare la vaccinazione degli ultraottantenni, anche quelli non deambulanti, e potrà da oggi contare anche sull'arrivo di 30.000 dosi di AstraZeneca e 20.000 di Pfizer. Ad annunciarlo è Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile del servizio di vaccinazione dell'azienda sanitaria, che presto potrà avvalersi anche del contributo di medici di base e di farmacisti. Domani alle 15. Il centro sociale Matierno apriranno, raddoppiamo l'offerta vaccinale nella città di Salerno, chiude la scuola Santa Caterina, che ringraziamo perché sono stati la prova della collaborazione tra istituzioni, tra strutture, che è l'arma vincente in questa situazione. Invece di una avremo due centri perfettamente funzionanti, con dimensioni ancora più grandi. Da domani continuiamo ancora con più forza. La domanda che si fanno tutti, dottore, è ci sono le dosi? Noi siamo in grado, fino adesso, siamo stati in grado fino adesso ad utilizzare tutte le dosi che ci sono state trasmesse, portate. Ovviamente non sono tutte quelle necessarie, abbiamo bisogno di molte più dosi, ma questo è un problema regionale, nazionale, ve ne rendete conto tutti quanti. In questo momento abbiamo le dosi di AstraZeneca, oggi arrivano 30.000 dosi di AstraZeneca in più, arrivano 20.000 dosi di Pfizer, avremo il materiale per lavorare tranquillamente la prossima settimana. Intanto, sabato alle 10 al Teatro Augusteo sarà vaccinata la nonnina di 101 anni che aveva lamentato ritardi nella somministrazione della sua dose. Come ha ribadito il responsabile ASL, ricordando anche l'assunzione di 250.000 specializzandi, l'esercito c'è ed è schierato ed ora ha solo bisogno di essere dotato delle necessarie munizioni. Dobbiamo riuscire a vaccinare nel più breve tempo possibile il maggior numero di persone, ha ribadito il dottore Saggese. Noi abbiamo un imperativo urgentissimo che è completare gli ultraottantenni. Con gli ultraottantenni, tra l'altro, per fare uno sforzo in questo senso, oggi tutti i medici di base avranno a disposizione, in ogni distretto abbiamo distribuito 200 dosi di Moderna e 1.000 dosi di AstraZeneca da dedicare ai medici di base, in modo tale che i medici di base che hanno accettato di vaccinare i propri assistiti nei propri studi o a domicilio possono partire tranquillamente e farlo. L'obiettivo dei nostri centri vaccinali è recuperare gli ultraottantenni, deambulanti e non deambulanti. Nelle strutture distrettuali stiamo attrezzando le strutture dei distretti che si occupavano di assistenza domiciliare per fare le attività anche presso i non deambulanti ultraottantenni. A fianco a questi, con AstraZeneca stiamo proponendo la vaccinazione ai settantenni e ai settantanovenni, c'è qualche difficoltà. Ovviamente queste difficoltà si governano anche facendo i fragili nelle loro diverse articolazioni e andiamo avanti con speditezza. L'ultima cosa, si parla anche dei farmacisti, da questo punto di vista, qual è il piano e il cronoprogramma? I farmacisti hanno firmato un accordo in regione importante, molto importante, arruoleremo anche i farmacisti, tra l'altro faranno una cosa fondamentale per riuscire ad avere questa diffusione in prossimità del vaccino, perché i farmacisti saranno la strada attraverso cui i medici di base riceveranno i vaccini. Questa è una cosa molto molto interessante e importante perché così abbiamo una capacità di diffusione capillare su tutto il territorio. E ieri sera il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervistato a porta, non senza polemiche, ha lanciato una nuova sfida sui vaccini, una proposta inaccettabile e irricevibile che serve solo a fare propaganda e ad aumentare la confusione per i deputati campani del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza e Gilda Sportiello. Sentiamo.
La Campania è totalmente d'accordo sulla priorità da dare alle fasce di età ultra ottantenni e pazienti fragili, ma oggi dopo un anno siamo in una fase diversa. Ora abbiamo i vaccini e un'economia del paese stremata, quindi riteniamo ragionevole muoversi su due piani, continuare la vaccinazione per fasce d'età, ma contemporaneamente dare una mano alle categorie economiche. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ieri sera nel corso di un'intervista in onda Porta a Porta, ritornando nuovamente sulla tematica che lo ha visto protagonista, non senza polemiche, sulla distribuzione dei vaccini, bacchettando ancora una volta il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo. D'accordo con lui, ha ribadito anche ieri sera quando dice che dobbiamo avere criteri omogenei in tutta Italia, ed allora cominciamo ad avere criteri omogenei anche nella distribuzione dei vaccini, e quindi non è mancata la sfida. Chiedo che il commissario nazionale renda pubblici i dati sui vaccini distribuiti regione per regione in base alla popolazione, che sia reso pubblico il dato delle tipologie dei vaccini distribuiti. La Campania, ha detto, ha il 9,6% della popolazione italiana, ci spetta quella percentuale di dosi. Ora ce ne danno un po' in più di AstraZeneca, su cui c'è stato qualche rifiuto, a mio parere sbagliato, ma non possiamo obbligare i cittadini. A me interessa che in Italia ci sia lo stesso impegno per tutti i cittadini del paese. Le isole Covid free ci saranno senza polemiche. Capri e Ischia sono un brand mondiale e possono darci una ricaduta enorme in termini di rilancio del turismo. Nelle isole stiamo vaccinando gli over 80, i pazienti fragili, gli ultra ottantenni e gli ultra sessantenni, ha continuato De Luca, tornando anche sul vaccino Sputnik. Quella del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è una proposta inaccettabile e irricevibile, che serve solo a fare propaganda e ad aumentare la confusione in questa fase cruciale per l'uscita dall'emergenza Covid, creando un'artificiosa ed ingiusta gerarchia in cui l'unico criterio sembra essere la produttività. Ma i criteri per procedere con la campagna vaccinale sono altri e ci permetteranno di ripartire il prima possibile. Così i deputati campani del Movimento 5 Stelle, Nicola Provenza, componente del direttivo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Gilda Sportiello, capogruppo in Commissione Affari Sociali e Sanità, commentando la volontà del governatore campano sulla campagna vaccinale anti-Covid. Rispediamo al mittente, hanno detto, l'idea di vaccinare i residenti delle isole turistiche per tutelare la stagione estiva, senza seguire le linee guida del piano nazionale di vaccinazione. Per questo i deputati campani Nicola Provenza e Gilda Sportiello hanno depositato un'interpellanza al ministro della salute, ribadendo che non sono più accettabili differenze regionali che rallentano il processo verso la ripartenza. Dobbiamo avere criteri omogenei per tutta Italia. Bene, con quale coscienza si accetta di togliere alla Campania 250.000 dosi? Ma lei, Presidente, sarebbe in grado di utilizzarli tutti se arrivassero? Assolutamente sì. Chiedo che il commissariato renda pubblici i dati sulle percentuali di vaccini distribuiti regione per regione, e chiedo anche che sia reso pubblico il dato che riguarda i singoli vaccini distribuiti. Cioè vi danno tutti gli AstraZeneca a voi, questo sta dicendo? Ce ne danno un po' di più. C'è da dire in generale che i vaccini mancano un po' a tutti, cioè ce ne sono pochini, tant'è che lei ha detto l'Italia dorme in piedi mentre la Germania compra Sputnik a tutto spiano, così come forse ha in mente di fare anche lei. Il dato di fondo è esattamente questo, la mancanza di vaccini. La Germania sta lavorando per procurarsi 20 milioni di dosi di vaccino, Sputnik. La Germania si muove. Il governo italiano dorme in piedi, come si dice dalle nostre parti. Misure per aiutare le categorie produttive danneggiate dall'emergenza Covid e un premio per chi si è speso invece per il Covid sono le due proposte portate questa mattina in Consiglio Comunale a Salerno, che ricevono il consenso bipartisan del Consiglio Comunale. Sentiamo. Lo ha definito un riconoscimento bipartisan il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, riferendosi alla decisione sostenuta dal Consiglio Comunale di Salerno che si è svolto questa mattina di proporre il conferimento di una benemerenza ufficiale a concittadini che si siano particolarmente impegnati durante l'emergenza Covid-19 nell'aiuto alla popolazione. Ma ugualmente bipartisan è giunto oggi anche, nell'ambito della stessa seduta, un appello per trovare delle soluzioni economiche alle sofferenze delle categorie produttive,
ferite dall'emergenza sanitaria. Diverse misure finanziarie studiate ed illustrate dall'assessore al bilancio Luigi Della Greca vanno in questa direzione. Il sindaco Napoli ha anche annunciato che fino a giugno verrà prorogata la sospensione della tassa di soggiorno, poi su invito di alcune categorie produttive si riformulerà il tutto. Tramontata l'ipotesi di luci di primavera, l'evento attraverso il quale il comune sperava di poter recuperare appeal turistico, il comune di Salerno sta studiando come conquistare turisti, valutando poi anche la proroga, la possibilità di allestire negli spazi aperti tavolini per la ristorazione senza far pagare l'occupazione del suolo ed altre misure. Ma ovviamente il sindaco di Salerno ha posto l'accento sulla necessità, prima di tutto, di superare l'emergenza sanitaria. La seduta del Consiglio Comunale di oggi ha avuto modo anche di affrontare la questione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso e il passaggio della manutenzione degli impianti termici a Salerno Sinergia. Noi stiamo facendo una serie di incontri con le categorie interessate, commercianti, albergatori, ristoratori, e lo stiamo facendo con spirito di umiltà e spirito costruttivo, nel senso che io vado dicendo costantemente che io imparo facendo, ascolto e cerco di capire dalla viva voce di chi soffre queste contingenze gravissime quali sono le ipotesi di lavoro, le idee che provengono, e lo faccio dalla viva voce di chi produce. Così insieme alla mia amministrazione abbiamo fatto questa campagna di ascolti in webinar con gli albergatori, con le categorie del commercio, alcuni li abbiamo incontrati in presenza, insomma ci stiamo facendo un catalogo mentale di indicazioni che ci provengono dalla base produttiva e nel contempo stiamo lavorando per verificare in che modo corrispondere. Noi abbiamo fatto dal canto nostro azioni per il credito d'imposta per quanto riguarda la Tari, abbiamo fatto in modo che si semplificassero oltre ogni misura le possibilità di dislocazioni per quanto era possibile all'epoca esterne, non chiedendo la TOSAP dei ristoratori, dei bar e quant'altri, andando ben oltre anche i limiti che in qualche modo venivano imposti dalle dimensioni degli esercizi commerciali. Abbiamo detto dilagate liberamente, nel rispetto naturalmente del codice della strada, laddove era indispensabile, e chiedete ai vostri agli esercizi commerciali con termini se vi consentono anche di occupare gli spazi di loro pertinenza. Che ne so, una salumeria poteva consentire la dislocazione di tavoli di un bar. L'abbiamo fatto semplificando oltre ogni misura, non chiedendo la TOSAP. L'amministrazione comunale sta verificando quali possono essere delle provvidenze fattibili. Noi abbiamo l'obbligo dell'onestà intellettuale. Noi non siamo i padroni dei fondi pubblici. Ci sono delle regole, ci sono dei regolamenti che vanno contemperati, rispettati e che rendono possibile un'azione vera. E tra gli interventi in aula per sollecitare risposte proprio da parte dell'amministrazione comunale di Salerno in ambito di misure anti-Covid c'è stata la forte presa di posizione del consigliere comunale Antonio Cammarota. Questa è la sede istituzionale ed è giusto così, avevo chiesto al sindaco un consiglio monotematico, è rimasto questo spazio, abbiamo ribadito che se ci saranno gli aiuti del governo il problema adesso è rialzare le saracinesche, serve liquidità immediata perché le rate di mutuo, i canoni di locazione, le forniture, queste non le paga nessuno. Le proposte sono queste: sospendere, rinviare e annullare laddove è possibile tutte le tasse, da quella pubblicitaria alla TOSAP alla Tari. Non far pagare le sanzioni e i balzelli di ogni tipo, determinare un fondo di solidarietà per pagare appunto i mutui e per pagare i canoni di locazione direttamente ai locatori e alle banche, laddove ci siano comprovate esigenze e difficoltà, con un fondo di solidarietà determinato dalla cartolarizzazione dei beni immobili invenduti del Comune di Salerno, dai soldi di luci d'artista che almeno in parte è possibile impegnare, destinandoli già alla prossima edizione, ma allo stesso tempo utilizzandone una parte in cassa. Noi con le luci d'artista ci pagavamo anche la manutenzione ordinaria dell'illuminazione comunale. Fare in modo, insomma, che non ci sia il pericolo usura e camorra che è presente in questo momento, e difendere la nostra economia che tra qualche mese altrimenti sarà preda facile di moneta estranea, lecita o illecita.
E veniamo ora alla cronaca. Era diventato il covo della droga nel centro storico di Salerno. Hanno occupato un'abitazione in via Guarna, ma grazie alle segnalazioni di alcuni residenti c'è stato un blitz dei carabinieri che ha permesso di accertare quanto denunciato. All'interno di questa casa è stato trovato un 23enne bolitano, già noto alle forze dell'ordine, in possesso di hashish e cocaina per uso personale, più una pistola giocattolo. La casa è stata restituita ai proprietari. Sentiamo. Parte dalle segnalazioni di residenti nel centro storico di Salerno l'intervento dei carabinieri della stazione di Salerno Principale, che hanno raccolto l'invito ad intervenire in merito ad un flusso sospetto di giovani non residenti notati a volte mentre consumavano stupefacenti tra i vicoli al riparo dalle vie di maggior passaggio. I militari intervenuti hanno però fatto un'ulteriore scoperta. In via Giovanni Guarna si era appena verificata anche l'occupazione abusiva di un'abitazione destinata con ogni probabilità al consumo di stupefacenti. Immediatamente i carabinieri si sono recati sul luogo, accertando che l'appartamento, da poco liberato con sfratto esecutivo, era stato occupato. Hanno infatti trovato un 23enne ebolitano, già noto alle forze di polizia, in possesso di hashish e cocaina, oltre che di una pistola giocattolo. Grande soddisfazione è stata espressa dai residenti del centro storico per l'efficace e veloce azione dell'arma, che ha bloccato sul nascere una grave potenziale situazione di degrado urbano. Comandante, un'operazione che consente anche di rispondere all'esigenza di tranquillità che arriva dal centro storico di Salerno. La nostra prima e principale preoccupazione è sempre quella di venire incontro alle esigenze del cittadino e di rispondere a tutte quelle eventuali doglianze che si dovessero presentare. Chiaramente noi ribadiamo sempre la necessità che il cittadino sia il primo autore delle segnalazioni, senza alcun tipo di timore, senza alcun tipo di remore. Può contattarci nei modi più svariati, ci può chiamare, può fermare anche semplicemente una pattuglia per strada e lamentare quella che è la situazione che va corretta. Ecco, qualche dettaglio in più sull'operazione che vi ha consentito di fermare un traffico di sostanze stupefacenti, ma anche di liberare una casa che era stata occupata abusivamente. La casa è stata occupata abusivamente da un giovane già noto alle forze di polizia, proveniente dall'Ebolitano. La casa era stata liberata poco tempo prima con uno sfratto esecutivo e probabilmente questo giovane ha approfittato di un momento di vacanza di presenza all'interno per entrarci. Fortunatamente alcune segnalazioni di privati cittadini ci hanno consentito di individuare la situazione e di porvi immediatamente rimedio. Ed è stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di droga un altro uomo, un pregiudicato di Giffoni Vallepiana di 54 anni, LG, queste le iniziali, trovato in possesso dai carabinieri della stazione dei Picentini con 37 dosi di cocaina per un peso complessivo di 65 grammi e 25 dosi di hashish per un peso complessivo di 60 grammi, nonché di vario materiale utile per il confezionamento, bilancini e somma di 3.100 euro in contanti, tutto sequestrato in quanto ritenuto provento dello spaccio di droga. L'uomo è stato arrestato dopo il fermo in strada di una pattuglia dei carabinieri di Giffoni. Da una perquisizione dell'auto sono state ritrovate ben nascoste un paio di dosi di cocaina, poi dalla successiva perquisizione nell'abitazione dell'uomo il sequestro del consistente quantitativo di droga. Ed ora ci spostiamo nell'agro nocerino sarnese perché si torna a spari contro un'auto a San Marzano sul Sarno, ferito un ex pentito di Poggio Marino. Sembrerebbe essersi trattato di un agguato che avrebbe coinvolto proprio un ex collaboratore di giustizia. Ora le indagini sono affidate ai carabinieri. Sentiamo. Soltanto nella tarda serata di ieri si è avuta una maggiore contezza dell'agguato avvenuto a San Marzano sul Sarno. I carabinieri, dopo riscontri e indagini, sono riusciti a fare chiarezza sul fatto di cronaca. Tutto ruota intorno alla figura del collaboratore di giustizia di Poggio Marino, Carmine Amoruso. Viaggiava in auto con il fratello quando l'auto è stata affiancata da un'altra autovettura da cui sono stati esplosi colpi di pistola.
I proiettili hanno raggiunto Amoruso ferendola ad una spalla, la Ford però è andata in panne. Il fratello del collaboratore di giustizia ha fermato un Fiat Doblò che era in transito. La vettura è stata sottratta al conducente che è stato anche picchiato. Con quest'ultimo mezzo i due hanno raggiunto l'ospedale di Sarno. Qui hanno trovato anche l'uomo che era stato malmenato poco prima, un dipendente di un'azienda di trasporti. È un insomma, episodio di criminalità o di particolare non tranquilla sicurezza che si è verificato nel nostro territorio, ma non riguarda particolarmente San Marzano. È successo questo episodio di cronaca dove in effetti questa macchina con questi proiettili si è fermata sul nostro territorio, poi queste persone dovevano arrivare presso il pronto soccorso dell'ospedale perché una persona era ferita e insomma hanno preso una macchina, questa macchina è risultata di proprietà insomma di famiglia e però è stata ritrovata, è stata subito restituita, alcuna particolare situazione emergenziale si è verificata, però questo significa anche che il nostro territorio ha bisogno di attenzione da parte anche del prefetto. Quando ho fatto l'ultima volta l'incontro col prefetto, parlando anche della sicurezza pubblica, ha detto che sul nostro territorio non si verificano particolari episodi di insomma insicurezza, di criminalità e significa che magari questo può essere anche dovuto a questo periodo emergenziale da Covid o tutte le conseguenze dannose che deriveranno da questa situazione, quindi bisogna anche aver presente che da oggi in poi non bisogna calare l'attenzione su qualsiasi punto e in qualsiasi direzione. Amoruso, ex esponente del clan Giuliano, 10 anni fa scampò ad un altro agguato. I suoi sicari freddarono un innocente, un uomo che gli somigliava. I carabinieri stanno cercando di capire cosa ci facesse l'uomo a San Marzano sul Sarno, in quanto è ancora inserito nel programma di protezione testimoni. Producevano e commercializzavano pellet contraffatto. I militari delle stazioni dei carabinieri forestali di Sicignano degli Albuni e di Buccino hanno sequestrato un impianto di produzione e denunciato i titolari di 2 aziende, rispettivamente di Buccino e Postiglione. Le verifiche hanno avuto inizio proprio nella zona industriale di Buccino, presso la sede operativa di un'impresa che si occupa di movimentazione ed imballaggio di pellet. E nel corso degli accertamenti è emerso che l'opificio lavorava senza il prescritto provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sebbene producesse sostanze provenienti e convogliate in condotta. I militari hanno rinvenuto nell'opificio pellet imbustato e destinato al commercio che riportava una certificazione non legalmente posseduta dal produttore. All'esito del controllo hanno quindi posto sotto sequestro 15 tonnellate di pellet e il capannone, oltre a denunciare il responsabile all'autorità giudiziaria. In contemporanea, i militari della stazione Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni hanno avviato degli accertamenti presso un'altra azienda, un impianto di produzione sempre di pellet situato nell'area industriale di Postiglione, per verificare la legalità dei marchi di certificazione utilizzati. È emerso, come accertato dall'Associazione Italiana Energia Agroforestali, che la ditta produttrice non risultava anche in questo caso in possesso della certificazione riportata in etichetta. I militari hanno sequestrato 102 tonnellate di pellet già imbustato e 15 bobine di plastica per imbustare il materiale. E torniamo a parlare di campagna vaccinale, perché quest'oggi si dà il via anche nella comunità di Giffoni Valle Piana all'inaugurazione del centro che servirà per vaccinare la popolazione. Si partirà con gli over 80, persone con particolari fragilità. Sentiamo.
Si parte con loro, con le persone di età superiore agli anni 80 e si inaugura il centro vaccinale Covid per la popolazione di Giffoni Valle Piana. Da oggi è una realtà nei Picentini. È stata inaugurata oggi la struttura allestita nell'antica ramiera destinata alle inoculazioni dei vaccini, partendo proprio dalle persone con elevata fragilità, priorità della campagna vaccinale. Un traguardo importante raggiunto dal sindaco Antonio Giuliano, dall'assessore con delega alla sanità Luigi Tedesco e dall'intera amministrazione comunale in collaborazione con l'ASL di Salerno. L'attivazione del centro, con l'utilizzo di due ampie sale per l'accettazione di 4 box a disposizione dei medici per effettuare i vaccini, consentirà a tutti i cittadini prenotati in piattaforma di sottoporsi al vaccino. Finalmente è stato raggiunto un obiettivo che ci eravamo prefissati, sia l'assessore con delega alla sanità Luigi Tedesco che l'intera amministrazione comunale, di raggiungere nelle scorse settimane per garantire un servizio essenziale a tutti i giffonesi. Così ha commentato il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano. L'ennesimo passo che l'amministrazione comunale di Picentini ha mosso nella lotta per l'emergenza coronavirus. Dopo il via libera per l'attivazione del polo vaccinale comunale situato nell'antica ramiera, comunicato dal direttore del distretto sanitario 68, il dottor Pasquale Melillo, e dal dirigente medico, il dottor Pasquale Santoro. Nel corso dello scorso dicembre, Giffoni Valle Piana fu tra i primi comuni dell'area dei Picentini a creare il centro comunale Covid per effettuare i tamponi antigenici rapidi ai cittadini gratuitamente, isolando immediatamente possibili focolai. L'auspicio ora è che il centro possa viaggiare a ritmi serrati, contando di disporre di un numero di dosi idoneo a poter vaccinare in poco tempo tutte le famiglie giffonesi e garantire la riapertura delle attività commerciali, oltre che la ripresa della vita quotidiana. Giffoni si dimostra sempre in prima linea nell'emergenza coronavirus, le parole dell'assessore con delega alla sanità Luigi Tedesco. Il polo vaccinale dell'antica ramiera sarà un punto di riferimento per l'intera comunità dei Picentini. Questo non deve indurci però ad abbassare la guardia, consapevoli che la lotta al virus non è ancora finita. E come dicevamo, si va avanti con la campagna vaccinale, ma ci sono alcuni centri, in modo particolare dell'Agro Nocerino Sarnese, dove purtroppo si registra un numero dei contagi più alto rispetto ad altri comuni. È il caso di Cava dei Tirreni, dove nei giorni scorsi il sindaco aveva anche disposto la chiusura delle scuole, ma poi sono state riaperte da lunedì. Ma alcuni genitori non ci stanno, le scuole non sarebbero sicure a loro dire, per questo questa mattina alcuni genitori che sono propensi invece per la didattica a distanza sono scesi in piazza. Sentiamo. Dopo che in un primo momento, nei giorni successivi a Pasqua, un'ordinanza sindacale aveva sospeso il ritorno tra i banchi di scuola, a partire dal lunedì 12 aprile, anche a Cava dei Tirreni, come previsto dalle regole adottate a livello nazionale per i territori in zona rossa, la campanella è ripresa a suonare per gli studenti fino alla prima media. Una circostanza che ha generato il malumore di alcuni genitori in città. Un gruppo di questi stamane si è dato appuntamento innanzi al Palazzo di Città per esprimere all'assessore all'istruzione Lorena Giuliano, che ha incontrato loro, una preoccupazione legata non tanto alla scuola in sé quanto al contesto generale e dunque al significativo numero di positivi al Covid-19 che ancora si registrano in città e ai comportamenti poco responsabili che, uniti a controlli giudicati inadeguati, possono determinare contagi nelle famiglie e di riflesso mettere a rischio gli studenti. Tra le richieste avanzate, quella di garantire ai genitori la possibilità di scelta tra DAD e didattica in presenza, una soluzione che, come ha spiegato l'assessore Giuliano, risulta inattuabile. Abbiamo fatto questo incontro con le mamme che comprensibilmente, mosse da timore e da paura per i propri bambini, chiedevano di quantomeno poter scegliere tra una didattica a distanza e una didattica in presenza. Abbiamo richiamato il dettato normativo, abbiamo ricordato quali sono le leggi previste attualmente dal governo che impongono determinate scelte e abbiamo concluso comunque, dopo un lungo confronto con le mamme, siamo giunti alla conclusione di trovare magari delle proposte che possano essere fattivamente portate all'attenzione eventualmente delle dirigenti scolastiche se la legge lo consente. In tal caso, quindi, con il sostegno dell'amministrazione comunale, vedere se ci sono delle proposte che possano tranquillizzare per quanto possibile questi genitori. L'amministrazione comunale vuole sostenere tutte le mamme
ribadisco che per me è anche un po' antipatica questa differenziazione mamme SIDAD, mamme no DAD. Direi di prendere in considerazione tutti i genitori, tutti i vari punti di vista, e ricordo che dobbiamo comunque bilanciare degli interessi costituzionalmente garantiti, quali la salute, l'istruzione, che sono gli interessi primari per i nostri bambini. E continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale, parleremo di sport, di calcio, di Salernitana, ma lo facciamo tra poco, non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con... A Salerno, dal 1982, Ippocar, officina e ricambi meccanici, specialisti nell'installazione di impianti a gas GPL e metano. Ippocar è centro revisione auto e moto autorizzato, officina meccanica, revisione bombole metano, ricarica aria condizionata, montaggio gancio traino, meccatronica e diagnostica di ultima generazione, ricambi elettrici, meccanici, batterie auto e moto, e inoltre Ippocar e Punto Pro Autoservice, servizio tagliandi auto in garanzia. Ippocar, via Pietro del Pezzo 55. Nuova sede, via Picenza 9400. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo ora di calcio. La Serie B entra sempre più nella fase cruciale della stagione. Ieri l'Empoli ha pareggiato a Cremona, allungando di un solo punto su Lecce e Salernitana. I granata intanto si preparano alla gara di sabato col Venezia. Castori punta e valuta il rilancio di Djuric in attacco. Il ritorno in gruppo di Cristiano Lombardi, peraltro ex del Venezia, è una notizia che conforta e fa sperare, anche se la strada per il ritorno in campo dell'esterno della Lazio resta ancora lunga. Chissà se ci sarà bisogno di lui nelle prossime settimane. Molto dipenderà dai compagni di squadra. Meglio non fare calcoli e previsioni, ma concentrarsi sul prossimo impegno. Castori pensa al Venezia, squadra sbarazzina e dal gioco spumeggiante, che ha alternato momenti di grande bellezza ad altri di estremo smarrimento. Con la Salernitana, proprio il Venezia è la rivelazione del campionato. I granata hanno fatto della solidità difensiva e della compattezza le loro armi. I lagunari hanno puntato sul gioco e sulla voglia di provarci sempre. Due filosofie diverse, due modi opposti di costruire i rispettivi organici, che però a 5 giornate dalla fine possono dire di aver raggiunto risultati apprezzabilissimi. Ora però è il momento di andare al dunque e di tramutare in punti tutto il lavoro che si è fatto per arrivare fin qui. La concretezza della Salernitana contro la spavalderia del Venezia. Il tema tattico della gara di andata fu questo e premiò proprio la squadra granata. Un girone dopo, Castori e Zanetti stanno preparando la rivincita senza aver modificato più di tanto le loro convinzioni tattiche. Il trainer granata ha dato spazio anche al 4-2-3-1 nelle ultime due partite, ma sabato potrebbe ripartire dal 3-5-2 anche per provare a sfruttare la forza d'urto di Djuric, tenuto a riposo sabato scorso. Il centravanti bosniaco segnò il suo primo gol in maglia granata proprio contro il Venezia, andando a segno anche nel match di andata dei play-out. Storia di 2 anni fa, quando le due squadre dovevano convivere con l'incubo retrocessione. Dall'incubo al sogno, i playoff e la promozione diretta passano anche per la gara di sabato, e Salernitana e Venezia sono di nuovo chiamati a farsi trovare pronti all'ennesimo appuntamento col destino. E dopo la sconfitta di Lecce, la Salernitana è tornata alle vecchie care abitudini. Contro Frosinone ed Entella la porta di Belec è rimasta inviolata. Non subire gol resta la chiave tattica principale anche in vista delle prossime partite. Chiudere la porta per poter raggiungere grandi traguardi. Non si tratta di non uscire dalla propria stanza, ma di non permettere agli avversari di avvicinarsi eccessivamente alla propria area di rigore. Non considerando la partita vinta a tavolino contro la Reggiana, la Salernitana ha mantenuto inviolata la propria porta in 15 delle 32 partite disputate. A Lecce la porta di Belek era stata violata dopo una lunga striscia positiva, ma il portiere sloveno e i suoi compagni di reparto non si sono scoraggiati. Contro Frosinone ed Entella la Salernitana si è
ripresa ed è ripartita proprio dalla difesa, nel senso che non ha subito gol negli ultimi 180 minuti di campionato. A Chiavari inoltre proprio due difensori sono andati a segno, Vesely e Bogdan. Insomma, la difesa va all'attacco anche del primato dell'Empoli, che ha subito 26 gol, solo 3 in meno di quella granata. I toscani hanno pareggiato 2-2 a Cremona ieri e devono ancora capire se e quando verrà recuperata la partita col Chievo. E sabato la Salernitana sfiderà il Venezia, che ha segnato 46 reti ed è il quinto attacco della cadetteria. Bellec ha tenuto inviolata la sua porta per 12 volte ed andrà a caccia del 13. Adamonis, il suo vice, ha un record niente male, 3 partite e nessun gol subito. Il lituano, dopo gli impegni con la sua nazionale, non ha ancora ripreso il suo posto in panchina, lasciando a Mikhail il compito di fungere da dodicesimo. Proprio Mikhail visse il momento più intenso della sua avventura in granata contro il Venezia. Chissà se sabato l'ex portiere del Bari sarà ancora in panchina, ma certamente anche per lui la sfida con i lagunari avrà un sapore speciale. Ed ora la Serie C, la Cavese si prepara al derby con la Turris. Dopo la vittoria sul Teramo, la squadra di Maiuri si giocherà una delle ultime occasioni per agganciare i play-out. In casa Cavese c'era il timore che la squadra potesse lasciare la Serie C e retrocedere matematicamente tra i dilettanti già in questo periodo. Invece c'è ancora speranza, grazie al successo ottenuto a spese del Teramo. I bianco-blu hanno ripreso a fare risultato dopo aver superato il problema dei contagi da Covid-19 e per combinazione sono riusciti in questo anche dopo essere tornati al vecchio sistema di gioco, il 4-3-3, che per Maiuri dava garanzie anche nel precedente periodo in cui si era seduto sulla panchina della Cavese. Anche Gatto, partito nel ruolo di attaccante esterno sinistro, ha dato una mano in più sacrificandosi per i compagni, soprattutto ripiegando all'altezza degli stessi difensori quando c'era da difendere. Il Teramo, peraltro, è la prima formazione che la Cavese riesce a battere in campionato, tra quelle situate nella parte sinistra della classifica, quindi ciò potrebbe ridare autostima ai metelliani in vista del rush finale. La squadra di Mister Maiuri domenica dovrà battere la Turris, fermo restando che dovrà sperare anche che le altre formazioni in lotta per la salvezza non abbiano fatto punti. Intanto il giudice sportivo ha inflitto alla società a cui lotta la sua seconda multa del campionato. Sono 2.000 euro da pagare perché persona non inserita in distinta, ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente nell'area spogliatoi assumendo un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti di tesserati della squadra avversaria. Il medesimo all'inizio del secondo tempo di gara si posizionava indebitamente sul recinto di gioco, dal quale veniva allontanato per intervento degli addetti federali. Tutto ciò refertato dal commissario di campo nel corso della partita con il Teramo. Sanzionato inoltre con l'ammonizione Gerardo Grottola, il collaboratore tecnico della Cavese, perché aveva protestato verso la fine del primo tempo, mentre allo stesso mister Vincenzo Maiuri è stata data una giornata di squalifica per comportamento non regolamentare in campo e reiterate proteste verso l'arbitro. Il mister era stato espulso nel finale del secondo tempo in cui la Cavese stava difendendo da troppo tempo il vantaggio con il Teramo, quindi anche la tensione di quella gara può avere influito. Maiuri non potrà quindi andare in panchina a dare coraggio alla sua squadra in occasione della gara con i Corallini, che sarà da vincere. A sua volta la Turris, allenata da Bruno Caneo, ha perso per squalifica il centrocampista Romano, fermato dal giudice sportivo per cumulo di ammonizioni. E con la pagina dello sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro TG, all'informazione continua in aggiornamento sulla nostra pagina istituzionale e sulla pagina Facebook. Grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.